Tra i partecipanti dell'Isola dei Famosi che si daranno battaglia da giovedì sera per poter ambire alla vittoria finale c'è anche Uma Diakité, ex modella, personaggio televisivo e attrice maliana. L'attesa per i fans dell'Isola dei Famosi sta ormai per terminare. È infatti tutto pronto per il gran debutto dell'edizione 2019 del fortunato reality di Canale 5, che alla conduzione vedrà l'intramontabile Alessia Marcuzzi. In Honduras, invece, il cast di concorrenti si sfideranno per poter conquistare la gloria con la vittoria finale. Youma è stata lanciata nel mondo dello spettacolo grazie al suo corpo giudicato, all'epoca, perfetto e alla sua somiglianza con Naomi Campbell. Isola dei Famosi, chi è Youma Diakité, l'ex modella che ricordava Naomi Campbell. Nata in Mali nel maggio del 1971, Youma Diakité ha studiato a Parigi e si è poi trasferita in Italia. A 18 anni viene notata da un talent scout della Benetton. È l'incontro che le cambia la vita. Youma Diakité viene scelta per una delle celebri campagne del marchio ed è questa esperienza a inserirla definitivamente nel mondo della moda. In breve tempo riesce infatti a sfilare per Versace, Armani, Donna Karan e Dolce & Gabbana. Ha vissuto tra Milano, Parigi e New York. Da giovedì sera si cimenterà nell'avventura del reality show nelle edizioni 2019 dell'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, Youma Diakité, l'esordio in TV con Maurizio Costanzo. L'esperienza televisiva di Youma Diakité inizia nel 1999, quando viene scelta nel cast di Maurizio Costanzo per il programma Buona Domenica. Successivamente ottiene la conduzione televisiva della produzione Sky Barbarella, dedicata a moda e costume. Nella prima metà degli anni 2000 prenderà parte anche ad alcune serie televisive, tra le quali Magia Nera e L'Ispettore Cogliandro. Youma Diakité, che sarà tra i concorrenti delle edizioni 2019 dell'Isola dei Famosi, ha affiancato Enrico Papi nel quiz Il Gioco dei 9 apostrofo, oltre a partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle nel 2005. Ha recitato anche in ambito cinematografico, di lei si ricordano i ruoli in Adesso Sesso di Carlo Vanzina e Ocean's 12. Isola dei Famosi, Youma Diakité, la vita privata della maliana. Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Youma Diakité è felicemente sposata con Fabrizio Ragone. La coppia ha avuto un figlio nel 2014. Da questa sera i telespettatori di Canale 5 potranno conoscere praticamente ogni lato, anche il più intimo, della vita di Youma Diakité. Sull'isola dell'Honduras dove sarà girata l'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, l'ex modella maliana avrà modo di farsi conoscere ancora meglio. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.